Siamo qui nella meravigliosa location del Maschio Angioino, ma soprattutto siamo qui con l'ambasciatore del sorriso, Angelo Iannelli. Ciao Angelo. Ciao Edda. Angelo, tante cose bollono in pentola, anche perché abbiamo tanti eventi e cominciamo dal primo, ovvero il 16 settembre si terrà il premio Ambasciatore del Sorriso. Sì, è un grandissimo evento qui nel Maschio Angioino, sarà una giornata ricca di emozioni. Il premio è giunto alla quinta edizione ed è un memorial dedicato a un grande personaggio, Edoardo De Filippo, quindi sarà l'evento dell'anno secondo me. Ecco, noi premiamo tutte quelle che sono le categorie che hanno partecipato al bando e gli artisti che si sono distinti nel sociale, tante eccellenze, quindi sarà secondo me una bellissima giornata di emozione, ma la cosa più bella è che noi diamo qualcosa di importante a questi ragazzi, i ragazzi che hanno bisogno di un sorriso, diversamente abili, coloro che sono sempre messi ai margini della società. Grazie a questo evento noi facciamo capire alle istituzioni, alla Chiesa, a tutti che loro hanno bisogno di noi ed è giusto che ci sia questo premio Ambasciatore del Sorriso, ormai diventato fiore all'occhiello anche della città. Il livello è abbastanza alto, tanti sono i personaggi che saranno premiati anche quest'anno, siamo ancora all'inizio ma già ci sono alcuni nomi come Luca Abete, Gigi Savoia, c'è il dottore del Napoli Alfonso De Nicola, ci sono i bersaglieri, i premiati generali, Ivan Granatino e tanti tanti altri personaggi. Io ringrazio il Comune di Napoli per la disponibilità, ma soprattutto perché crede in me e io credo nel Comune, quindi c'è una giusta simbiosi, grazie soprattutto al grande assessore Nino Daniele. Sono super contento, quindi... Sei super contento, ma raccontiamo anche di un altro evento importante che sarà invece il 19 settembre, ovvero Le Voci di Napoli. Sì, il 19 c'è un grosso evento, Le Voci di Napoli, un festival delle voci più importanti che abbiamo in Campania. L'obiettivo è quello di valorizzare i giovani, questi giovani che sono il nostro patrimonio. È giusto che la gente, il popolo conosca chi sono questi talenti, questi grandi personaggi che a volte uno non conosce, ma grazie a questi eventi, ma soprattutto la voce di Napoli, Napoli conosciuta come città del canto, ed è giusto che si porta e si valorizza quella che è la canzone napoletana, la canzone italiana, e in un posto, in una location importante che è il Maschio Angioino. Quindi l'obiettivo è anche far conoscere i posti belli di Napoli come appunto il castello e il Maschio Angioino. Angelo, rinnoviamo quindi due appuntamenti per il 16 e il 19 settembre. Allora, il 16 c'è il premio Ambasciatore del Sorriso, il 19 il Festival Le Voci di Napoli con una giuria di qualità e un concorso canoro, quindi ingresso gratuito, che volete più dalla vita, due serate ricche di emozioni, con tanta gioia, ma soprattutto per donare un sorriso alle persone bisognose. Quindi ognuno di noi deve fare di più, per, soprattutto per questi ragazzi. Impegniamoci e su con la vita. Termina qui una nuova puntata di Eventi in Anteprima TV. Se volete riguardare la puntata potete farlo su anteprimatv.com.